Tanto ringrazio Gelli per quello che ha detto. Ma io ho capito dalle due relazioni che voi avete ascoltato che probabilmente dovremo mettere alcuni puntini fermi. Alza la voce, ma io non ce l'ho più. Il punto è questo. Cambia il microfono. No, il microfono serve per la televisione. Ma io non ho più voce, quindi non so come fare. Mi metto in mezzo se volete. Allora ho detto, bisogna mettere alcuni punti fermi. Giorgio ha richiamato, e più relatori hanno richiamato, il fatto che ci vuole ricerca, che ci devono essere veramente dei presupposti che sono condivisi da tutti. Allora io devo ricordare, come ho detto ieri, devo ricordare che la fisica quantistica non è più una roba sulla quale noi dobbiamo discutere. Perché? Perché ci sono dei Nobel che hanno dimostrato. Quindi quando uno mi dice, ma bisognerebbe dimostrare, ma quale dimostrazione? Forse nella medicina c'è da dimostrare, ma non certo nella fisica quantistica. E quindi sulla medicina quantistica. Allora, siccome tutti hanno parlato di medicina, di fisica quantistica, ma a questo punto uno si domanda, ma che cacchio sono sti quanti? Da dove arrivano? Perché qui mancano le basi. E allora, non uso sempre le slides, perché se no dovrei parlare, come diceva qualche mio collega, qualche ora. Ma vi ricordate tutti la struttura di un atomo? Eccola qua. Nucleo. Orbitali. Basta, ne metto solo due. E a questo punto sugli orbitali girano, qui dentro ci sono delle cariche positive, sugli orbitali girano delle cariche negative. Eccole qua. Ne metto due per orbitale. Quel sistema è un sistema atomico che tutti sanno perché l'avete studiato, non c'è bisogno di essere laureato in fisica per sapere queste cose. E a questo punto mi domando, questo sistema atomico è un sistema stabile quando? E quando nel disegno che vi ho fatto 1, 2, 3, 4 elettroni che sono cariche negative vanno a equilibrare i 4, le 4 cariche positive che sono dentro al nucleo. Quindi quel sistema è un sistema in equilibrio e noi fisici diciamo che è nella condizione di minima energia. Allora, qual è la condizione di minima energia? Perché mi collego con tutte le cose che poi le altre persone mi diranno. È la condizione di minima energia che questi due elettroni stiano qua dentro su questo orbitale e questi due stiano sul secondo orbitale. Questa è la condizione. Ma adesso io mi diverto. Mi diverto perché io voglio in qualche modo eccitare un elettrone. Supponiamo che voglio eccitare questo elettrone. No. Come faccio a eccitarlo? Devo fornire al sistema atomico della energia. Sotto che forma? Luminosa? Sì, signore. Elettromagnetica? Sì, signore. Faccio questa cosa qui, mi riscaldo, io riscaldo la mia pelle e fornisco energia, calore. Ok, allora fornisco energia a questo elettrone. Questo elettrone si trova in un particolare stato che è il livello della sua energia, è 1. E questo elettrone si trova nello stato di energia E2. Se io vi avessi fatto un altro orbitale, che non
di segno, gli elettroni su quell'orbitale qui avrebbero energia E3 e via via. Allora eccito il primo elettrone e cosa succede? Che se la quantità di energia è sufficiente, attenzione, se la quantità di energia è sufficiente, il mio elettrone colpito fa un salto qua. Quindi se l'energia è sufficiente, allora dice, ecco, qual è in questo caso del disegno che hai fatto l'energia sufficiente? È la differenza tra i due e uno, perché la differenza, se io gliela do, quello lì che era sul livello 1 salta sul livello 2. Bene. Ma secondo voi il sistema adesso cos'è diventato nella nuova figura? È diventato che qui ho creato un buco e qui ho fatto un casino. Al posto di due elettroni ce ne sono tre. Questo sistema si chiama eccitato. Quindi io per eccitare un sistema atomico devo fornire energia. Se voglio eccitare l'acqua di questo mio collega, io devo fornirgli energia. Ma secondo voi un sistema eccitato vuole rimanere eccitato? La risposta è chiaramente no, perché un sistema vuole tornare nelle condizioni di stabilità, ovvero di meno energia. E allora cosa deve fare sto qua? Segno di nuovo con un colore diverso, il verde, questo torna a casa Alessi, ma per tornare lì deve buttare fuori energia. Eccola qua, no, ecco l'energia. E quella come si chiama? Quanto di energia. Allora la fisica quantistica si occupa del comportamento dei sistemi atomici piccoli. Quindi ecco perché la fisica quantistica ha messo in crisi la fisica classica. E perché la fisica classica si occupava delle grandi cose e la fisica quantistica si occupa delle piccole cose, che sono quelle che abbiamo nell'organismo. Tutte le cose che vi dicono, che vi hanno detto e che vi diranno oggi, domani, sono tutte legate a questo discorso. E ho detto, io qui non sono a difendere, ma l'ho detto ieri, lo ribadisco, lo urlo, non sono a difendere che io sono più bravo degli altri, che la biochimica è inferiore alla biofisica, non me lo sentirete mai dire. Voglio dire che c'è una forma sinergica tra le due. Le mie conoscenze, fortunatamente, sono più larghe delle conoscenze semplici della medicina, perché sono un medico, ma ho questa conoscenza e non porto il mulino, voglio dire l'acqua al mulino mio, non me ne può fregare di meno. E allora arrivo. Quindi quando dico che la fisica quantistica si basa sul fatto che nascono quanti di energia, quei quanti di energia hanno un'altra terminologia che è uguale, che si chiama fotone. Allora un sistema atomico eccitato può essere, può emettere quanti di energia o fotoni, e guarda caso i fotoni sono flash di luce. E allora arrivo a dimostrarvi quello che effettivamente molti dei due relatori hanno detto, e io guardando voi mi sono domandato, ma stanno capendo o no? Perché mancano le basi. E allora a questo punto vi devo dire, ma quando Einstein ha preso il Nobel, ieri il mio amico Carlos ha fatto tutta una bella carrellata, molto bella come solito, e ha parlato di tutti i fisici importanti prima di lui, insieme a lui, ma lui è stato
forse il leader, quello più noto, quello tutti parlano di la fisica quantistica, che è Einstein, e cacchio, no, non è vero, ma lei è stato il leader. Ma quali sono le tre cose importanti che voi nell'interno della medicina dovete sapere? Quali? Sono tre. E le tre cose sono queste, che un medico non può non sapere, perché se non capisce questo, tutto quello che noi diciamo e che quelli che i miei colleghi diranno non avrà senso. Allora io ho tirato fuori un portafoglio perché non ho nient'altro in mano e in tasca. Poi, questo portafoglio è un peso, chiaro, è un peso, perché se io lascio la mano lo sostengo io, quindi sono io che mi faccio carico di mantenere il mio portafoglio, perché se lascio andare la mano questa cade. E questo è un principio di fisica classico. E se io vi dico, ma senti, questo portafoglio che ha peso, c'è una massa? È certo che c'è una massa, che i fisici classici ritenevano essere unicamente legata al peso di questo portafoglio. E cos'era? Era il peso diviso l'accelerazione di gravità, ma fottetevene di questo. Vuol dire che questo portafoglio che ha peso P ha massa del portafoglio, ha massa MP. Se vi prendevo questo qui, è un pennarello, lo sostengo molto più facilmente, ha peso pennarello, massa pennarello. Ok. Arriva Einstein, arrivano tutti quelli rappresentati da Einstein. E cosa dice Einstein? Dice, giusta è la definizione, guardate, non è che cambiamo idea, è giustissima, ma la massa, questa, è una forma di energia. Voi capite bene? È una forma di energia. E quindi vuol dire che l'energia può essere rappresentata da questo portafoglio o da questo pennarello? Sì, voglio dire questo. Quindi voi capite bene che la fisica di un tempo è stata messa in discussione in maniera pesante. E voglio dire, faccio una considerazione, che tutti quelli, badate, tutti quelli che cercano di dire cose nuove vengono considerati fuori dalla logica. Quindi quando io parlo dell'aspetto della medicina con il taglio della fisica quantistica, è evidente che posso essere considerato un cretino, perché tutti noi siamo legati allo schema della fisica classica. E quindi quando Gelli ha detto lunga vita spaziale, io ho dovuto toccare subito questa roba qua, è perché gli altri insieme a me, preparata, Emilio Del Giudice, Talpo, non ci sono più. Ma loro sono stati tra i primi che hanno cominciato a lavorare, badate, a lavorare, mi dispiace che è andato via il mio amico cattedratico di pediatria. Per primi loro hanno cominciato a lavorare sui concetti della fisica quantistica dentro la biologia, e sono tutti stati considerati fuori di testa. È come dire, no, la fisica, aspetta un momento, la fisica quantistica è una scienza meravigliosa, eccetera, che si occupa delle masse, che si occupa della struttura della materia, che si occupa del comportamento degli astri, che si occupa di tutto quello che voi sapete della biologia, no, dai,
Ma come no? Ma noi come siamo fatti? Noi siamo fatti di masse. Pensa al fegato, pensa al pancreas, pensa al cuore, pensa al polmone, pensa al rene, pensa allo scheletro, la C1, la C2, la C3, la S1, la S2, la S3. Che cacchio sono queste? Se non masse. E allora loro avevano ragione, ma scusa, vale il principio di Einstein? Ovvio che vale. E non c'è bisogno che qualcuno dice, scusa, dimostramelo, perché sennò ti prendo a pedate nel sedere. Non ti devo dimostrare niente. Sono le basi scientifiche della fisica quantistica queste. E adesso andiamo avanti. Qual è l'altra cosa che noi dobbiamo, da medici, applicando quello che ha detto Einstein? Ha detto, oh, ragazzi, fisici classici, non puoi tu prendere dentro un sistema complesso un elemento, tirarlo fuori, studiartelo fuori. Perché non puoi? Eh no, me la posso fare, no? No, perché? È perché non tieni conto che in un sistema complesso ci sono le interazioni degli altri su questo. Ah, giusto. No, non è giusto. Come non è giusto? È giusto. Allora, se io sono diventato un epatologo, non lo so, un epatologo e studio solo il mio fegato o il vostro fegato, evidente che non posso non tener conto che quel fegato è collegato con l'intestino, è collegato con lo stomaco, è collegato con tutto. Con tutto! Quindi io nella medicina moderna non posso andare avanti a parzializzare, come se noi fossimo la somma di elementi. No, non siamo la somma di elementi. Siamo un elemento complesso in cui tutti gli elementi giocano un ruolo importante, ma dentro il sistema complesso. E la terza cosa è la più importante. La terza cosa che noi dobbiamo sapere è la più importante. E qual è la terza cosa di Einstein? Ho preso un bicchiere. Questo bicchiere è vuoto. Eccolo qua. Allora, per i fisici di quel tempo là, il vuoto era non c'è dentro niente, non c'è materia, c'è un tubo qua. Allora, per la fisica di quel tempo là, il vuoto, io ai miei studenti universitari dico che il vuoto non è altro che una notte buia che più buia non si può. Io vado a sbattere da quelle parti, anzi, quando mi alzo di notte che non c'è manco la vicina, devo tenere le mani così perché fortunatamente ho memorizzato tutte le cose, ma se fossi in un ambiente un po' diverso vado a sbattere, quindi protezione attraverso le mani. Ma per la fisica quantistica? È una notte buia che più buia non si può, in cui ci sono dei flash di luce, ovvero dei fotoni. Ah, dei fotoni. Dei fotoni, ovvero quanti di luce? Sì, quanti di luce. Ah, ma allora vuol dire che dal vuoto nasce energia? Hai voluto dire questo? Sì, ho voluto dire questo. Quindi al di là di tutte le cose che voi avete sentito, la vita nel nostro pianeta, se non facciamo saltare il pianeta per altre ragioni, esisterà sempre. Perché? Perché dal vuoto nasce energia. E l'energia è quella che ti permette di avere la vita dopo di noi, dopo di noi, dopo di noi, dopo di noi. Questi tre principi sono di fondamentale importanza. E poi, ci sono stati dei fisici importanti che ancora vivono e che hanno dimostrato
che le cellule emettono fotoni. E io ieri ho parlato, io non so quanti eravate ieri, ma penso che eravate quasi tutti ieri, non è che c'è stato un aumento delle persone. Io ieri vi ho dimostrato che il cervello emette campi elettromagnetici. L'ho detto anche lui. Ma io ve l'ho dimostrato partendo dall'elettroencefalogramma. Gli ho fatto vedere il magnetoencefalogramma. Poi ve l'ho dimostrato prendendo l'elettrocardiogramma e vi ho fatto vedere cosa nasce dalla corrente, quindi produce un campo elettromagnetico, e vi ho dimostrato che voi influenzate me e io col mio discorso vi ho irradiato. Io sono un generatore di campo. Voi siete dei generatori di campo, attraverso la testa, attraverso il cuore. E ieri io ho posto il problema dicendo: porco Giuda, ma se quello lì irradia, questo irradia, questo irradia, il fegato non irradia, ma va, irradia, il pancreas irradia, il rene irradia. Oh, ma tu sei scemo, ma quale irradia? E te lo dimostro, perché io ho già in mano i segnali elettrici che escono da quello. E allora perché non parli? No, non parlo perché non sono riuscito ancora a decodificarli, mentre nel cuore l'hanno decodificato come segnale elettrico i miei maestri quando ho fatto l'esame di cardiologia. Il cervello l'ha decodificato i miei maestri quando ho fatto la neurologia. Ma l'epatologo mi ha detto qualcosa, ma manco col cavolo. E allora, chi è quel fisico, tra l'altro tedesco, che è stato tra i primi a dimostrare quello che adesso io vi disegno? È stato Albert Popp. Io ho mandato da Popp alcuni miei studenti che hanno fatto la tesi di laurea sull'emissione di campi elettromagnetici da cellule tumorali. Allora ho detto, cacchio, non vi faccio gli sviluppi matematici perché sennò voi mi prendete e mi sbattete fuori. Ma le tesi non era il racconto. Allora io vi farò questo scherzo e concludo con questo. Ah no, concludo dopo per dirvi un'informazione, perché poi io vado subito a Milano. Allora, se io prendo un contenitore e divido questo contenitore in due parti, e quella parte che vi ho fatto così è una lastra di piombo. Ok? E se vi dicessi, metto in brodo di cultura delle cellule del fegato, metto qui nel brodo di cultura delle cellule del fegato e voglio divertirmi a vedere se quelle cellule lì emettono qualcosa. Allora lui l'ha già anticipato, ha detto: io prendo uno strumento che si chiama fotomoltiplicatore. Poi non ci vuole una bella fantasia nel dire cosa vuol dire fotomoltiplicatore. Vuol dire moltiplicatore di fotoni, ovvero moltiplicatore di flash di luce, se ci sono. E ma le cellule del fegato mettono un flash di luce, ma manco col cavo. Ah no, te lo faccio vedere io. Ti prendo adesso questo bello fotomoltiplicatore, che non è altro che un tubo in cui la luce entra qua, se c'è, e guarda caso ci sono delle specie di specchi, così, che moltiplicano
l'emissione del fotone se c'è. Quindi entra un fotone, al primo specchio puff, ne produce 10, che sbatte sul secondo specchio che ne produce altre 10, quindi diventano 100. Poi lo sbatte sul terzo specchio che ne produce altre 10, quindi diventano 1000. E voi capite bene che allora se io prendo uno di voi e dico: oi, prendi una candela in mano, vai indietro, fai la retromarcia, e io guardo la fiammella della candela, arrivo a un certo punto che non la vedo più. E certo non la vedo più, perché? E perché avrai la luce, no, non la vedo più, i tuoi occhi non ti permettono di vedere, ma se ti metto un bel fotomoltiplicatore, tu vai là, a 10 km di distanza, io ti prendo il fotone della candela. Quindi pensate alla sensibilità. Allora cosa ha dimostrato? È andato qua col suo fotomoltiplicatore e ha visto che queste cellule del fegato emettono fotoni. Sì. Quanti? E quelli emessi da questo insieme di cellule. Poi è andato di qua, guarda caso, che è successo? E sono le stesse cellule. Il fotomoltiplicatore ha rilevato lo stesso numero di fotoni. Grazie. Sono lo stesso numero di cellule, sono dello stesso tipo, è chiaro che mettono la stessa energia, ovvero il numero dei fotoni. Ma adesso ha fatto uno scherzo. Ha preso un batterio e l'ha buttato qua. Il batterio ha modificato la struttura cellulare? Certo! E cosa è successo? Che se questo era energia E1 emessa dallo stato prima, che era uguale all'energia E1, e qui adesso è diventato energia E2. Ah cavolo! E perché è diventata energia E2? È perché le cellule hanno cambiato la massa, e la massa, ve l'ho raccontato prima, la massa è, forse non ve l'ho detto, la massa è una forma di energia, l'energia è una forma di massa, e mi sono dimenticato di dire che come traduci questo concetto di Einstein, e la traduco con un segnale che è esattamente così, elettromagnetico, il cui parametro fondamentale si chiama frequenza o lunghezza d'onda. La frequenza, lui ha parlato di lunghezza d'onda, io ho detto, è la frequenza. E certo, perché diciamo la stessa cosa. Uno è l'inverso dell'altro, quindi quando lui parla di lunghezza d'onda, io parlo di frequenze, non è che lui dice una bestialata e io altrettanto, no. Lui ha parlato di lunghezze, quindi spazi, in poche parole, e io ho parlato di frequenze, ovvero tempi. La stessa cosa, uno l'inverso dell'altro. Bene, allora che cosa succede? Che questo ha cambiato energia. Non c'era da meravigliarsi. Ma adesso c'è da meravigliarsi per quello che vi dico. Io torno di qua, misuro questo qua, e lui c'ha ancora energia, è uno, ovviamente. Non si è modificato niente. Adesso lui ha tolto il filtro di piombo e che cosa ha notato? Ahimè, che questo è rimasto su energia 2 e questo purtroppo è andato a energia E2. Oh, questo è un trucco. No, non è un trucco. Non è un trucco. Cos'è successo? Che quando ti ha tolto la barriera, queste signori, questo è stato un inquinamento, ha cambiato massa per contatto. Quello ha cambiato la sua massa per energia. Ha captato l'energia, ha cambiato la massa. Porco Giuda, ma per quale motivo? Scusa, adesso lo ti frego io. Senti, ma perché è questo che frega questo qui,
mentre non è questo che manda un'energia così e riporta questa qui a E1? Ah, bella domanda questa qua, giusto? E me lo sono sempre posto. E vi devo dire che adesso noi faremo prima o poi, vi faremo un trucco che adesso non siamo ancora riusciti a fare, ma che riusciremo a fare. È l'energia maggiore che frega la minore e non la minore che frega la maggiore. Certo, se io ti prendo due vasi con l'acqua, no. Questo vaso è pieno d'acqua, quest'altro vaso è pieno d'acqua, ma lo metto a questa distanza. Collego i due, che cosa succede? È l'acqua di questo che va su o è l'acqua di questo che va giù? È l'acqua di questo che va giù. Perché? È perché questa qui ha un'energia potenziale maggiore rispetto a questa e quindi siamo fregati. Ma prima o poi sai cosa ti farò? Io adesso prendo l'energia E1, la tiro su io, la fresco io e a questo punto fregheremo questi signori qua. Adesso concludo perché la voce deve essere conservata anche per oggi, per dire che io scappo da voi per andare a parlare sulle frequenze. Ah, dice, che bello, parli della stessa roba. No, non parlo della stessa roba, perché oggi c'è una persona che tutti voi conoscete e che non c'entra niente con noi. Si occupa di musica. È un maestro di musica noto perché conduce il Festival di Sanremo. Adesso fa la selezione dei cantanti per Canale 5 sulla trasmissione Amici. Oh, non ne sapevo niente, mi hanno informato, quindi sono notizie che mi sto attaccando nel cervello. Questo maestro si chiama Vessicchio, che tutti voi conoscete, quello con la barba bianca e la figlia. È intelligentissimo! Io vado a una conferenza, invitato, perché? Perché devo parlare delle frequenze, come le frequenze possono indurre in tutta la materia vivente delle situazioni in attivo o in negativo. Oh, lo vedremo. Anzi no, l'avete visto. Io parlo dell'attivo. Poi ci sono delle frequenze che vanno in negativo, ovvio. E cosa mi trovo? Mi trovo questo personaggio che non avevo avuto il piacere di conoscere, che ha tenuto una relazione. Io parlerò dell'energia nel piatto. Quindi ieri sera quello che noi abbiamo mangiato era energia nel piatto. Poi abbiamo mangiato troppo. Abbiamo anche sbagliato, perché siamo passati dalla teoria alla pratica, applicando la pratica in maniera non corrispondente alla teoria che abbiamo fatto il giorno. Però una volta si può sbagliare. Dai. E cosa mi trovo? Che questo maestro fa un discorso che mi ha lasciato stupito, a dire poco, perché ha parlato come la musica che lui utilizza, lui sul suo balcone, come c'ho io, produce pomodori, produce insalata, che poi si mangia, non utilizza prodotti chimici. E cosa ha dimostrato? Che i suoi pomodori diventano più grandi, più rossi, più saporiti. E lui fa tutto questo discorso da musicista. La musica. Ma la musica cos'è? Frequenza? Vibrazioni. E quindi energia. Ah. Ho detto io che parlo generalmente di onde, anche di tipo diverso, perché ieri ho fatto vedere, voi l'avete capito, ho finito. Gli ho fatto vedere lo spettro di frequenza,
il nostro spettro di frequenza rispetto allo spettro di frequenza che è questo, noi siamo qui dentro, sembriamo dentro una rotaia. E quello è lo spettro di frequenza della luce bianca. Ma se voi utilizzate un prisma, vedete che la luce bianca incide e avete lo spettro di frequenza e vanno dal rosso all'ultravioletto, al violetto meglio, perché l'ultravioletto è già una roba che io non vedo e l'infrarosso è già una roba che io non vedo, ma rispetto allo spettro grande. E allora, quando uno dice, ma lo spettro quale? Il luminoso? Eccolo qua. Il musicale, eccolo qua, che è un pezzettino ancora più piccolo rispetto a quello. E allora voi vedete che se parla lo spaggiare di questo può essere uno suonato che continua a parlare di frequenza. Ma se cominciano a parlare gli altri, i medici, i musicisti, i cultori del benessere, ah, viva Dio! Cominciamo a cambiare il paradigma. Basta. Arrivederci.